Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova video intervista. Questa sera, come promesso, sarà con noi il dottor Giancarlo Ciceri, il figlio del cavalier Paolo Ciceri, giudice di esposizione, giudice di prove di lavoro e padre del bracco italiano con l'affisso dello storico allevamento dei ronchi. Giancarlo, suo figlio, ci racconterà aneddoti, storie. Io ho delle domande da fargli perché avremo l'opportunità di conoscere questo personaggio che abbiamo conosciuto, almeno quelli della mia generazione, tramite i suoi scritti e i suoi insegnamenti, che poi sono ancora tutt'oggi nei giudici che ci giudicano nelle nostre manifestazioni. Però avere l'opportunità di riuscire a parlare con chi l'ha vissuto da vicino e visto anche dietro le quinte cosa c'era dietro l'allevamento dei ronchi, credo che sia un'opportunità unica e molto molto importante. Questa sera per raggiungere Giancarlo Ciceri siamo arrivati fino a Santiago de Chile, dove lui vive. E lui è nato il 24 gennaio del 1932 e tra pochi minuti sarà qui con noi per raccontarci quello che era l'allevamento dei ronchi e quello che era il cavalier Paolo Ciceri, figura a tutti noi conosciuta e amata. Quindi io vi do ancora un minuto per entrare, affrettarvi ad entrare nella video intervista, nella diretta, e poi siamo pronti perché il dottor Giancarlo Ciceri è già pronto ed è arrivato. E nulla, io vi voglio dire che per chi lo guarderà in differita, se il video vi sarà piaciuto e se avete apprezzato il nostro lavoro, di lasciare un like qui sotto e, se non l'avete già fatto, anche di iscrivervi al canale. Al contrario, se seguite su Facebook, di lasciare il like su Facebook nel post della diretta. Quindi io direi che possiamo iniziare. Siamo in 30 e spero che aumenteremo, perché questa di stasera è veramente un'occasione unica. Quindi faccio entrare il dottor Giancarlo Ciceri. Dottore, buonasera, buonasera, buon pomeriggio lì da voi, a Santiago è pomeriggio. A noi pomeriggio, sì, sono 5 ore di differenza, certo. Bene, bene, bene. Dottore, io partirei con la prima domanda, ho fatto una piccola introduzione, però vorrei che lei si presentasse da sé e quindi ci raccontasse qual è stata la sua storia con il bracco italiano, con l'allevamento dei ronchi e ci facesse sapere chi è lei, insomma? Sì, vero. Io sono il maggiore dei 6 figli di papà Paolo. Mi sono laureato in farmacia e nel 1967 sono stato invitato dalla Carlo Erba a venire a lavorare in Sud America come futuro prossimo dirigente, eccetera, eccetera. Ne parlai in casa con papà e mamma. Entrambi sono stati convincenti verso di me a dirmi che l'opportunità significava una svolta importante nella mia vita e accettai, partii con il loro ok, si dice oggi, e ho lavorato 30 anni in Latinoamerica legato alla Carlo Erba in Cile, in Argentina, in Venezuela, poi in Argentina, poi un'altra volta ancora in Cile, e sono stato legato all'azienda sopravvivendo a 3 fusioni con la Farmitalia, con la farmacia svedese quando ci ha comprato e poi con Farmacia e Abjor. E nel 97, quando ho compiuto i 65 anni, lasciai, quando ero presidente della filiale consociata in Cile. Per cui i miei primi 35 anni li ho passati in Italia e sono stato molto vicino al papà come cinofilo, come ambasciatore, imparando. Però i susseguenti 53 li ho passati in America, praticamente distante. E ho viaggiato molto in Latino America, molto lavoro, però ho fatto anche diversi viaggi in Italia per riunioni in sede a Milano o per vacanza. Mi ricordo che ho fatto come 59 viaggi via andata e ritorno in aereo in Italia. Per cui,
miei contatti con il mondo cinofilo italiano si devono rivolgere a ricordi piuttosto lontani e a qualche episodio significativo che voglio utilizzare per descrivere meglio quello che è stato mio padre per me e per la cinofilia. Ok, dottore, io la ringrazio che questa sera è qui con noi e l'occasione è sicuramente molto ghiotta per noi per apprendere quello che suo padre ha lasciato, perché suo padre, da quello che io ho sentito nelle scorse interviste degli allevatori che hanno parlato, dei giudici anche, soprattutto dei giudici, è stato un gran maestro per tutti i braccofili che raccontavano che andavano a fargli visita molto spesso per apprendere da lui quali erano le basi della zootecnia della razza che noi amiamo. Lei quali insegnamenti vedeva che suo padre dava a queste persone che venivano a trovarvi? Bene, sostanzialmente lui cercava di far capire che l'importanza della tipicità per scegliere l'accoppiamento. Si prestava e cedeva soggetti ad amici in modo che divulgassero e dava consigli quando venivano a chiedergli cosa fare con questo o con quest'altro accoppiamento. La tipicità per lui era la base di tutto. Logicamente poi intervenivano altri fattori, la struttura, la roba d'altra, eccetera, eccetera. Però per lui era importante far capire l'importanza di allevare selezionando a favore della tipicità e a favore della capacità di essere un buon soggetto cacciatore. Questi erano i suoi concetti. Per Ok. quanto riguarda l'insegnanza che dava, è molto difficile. Io lo dico, nel 67 sono venuto in America, per cui ci sono sicuramente persone che sono state molto vicine a lui quando io già non ero in Italia e che possono riferire o confermare quello che io sto dicendo o anche criticarlo se vogliono. Certo. Però il papà era sempre stato disposto ad aiutare. Io mi ricordo che uno dei suoi concetti era: quello che ho imparato e quello che so lo voglio far conoscere, in modo che se lo conoscono possono allevare bene e essere dei buoni allevatori e buoni amatori del bracco. Questo era il concetto del papà. Un'altra cosa che mi ha incuriosito molto del personaggio del Cavalier Ciceri è quando mi sono state raccontate le sue, diciamo, i suoi giudizi in esposizione. Vogliamo raccontare un po' qual era il giudizio tipo, come venivano giudicati i cani in esposizione dal Cavalier Ciceri? Beh, quello lo so perché il papà mi introduceva, lui partiva, gruppo di cani, li vedeva tutti, un'occhiata insieme, tutto qui, quello lì, quello là, appunto. Era la tipicità che gli saltava alla vista. Poi analizzava nei dettagli, vedendo se c'aveva qualche difetto che si poteva vedere o meno, cosa sì. E poi li faceva camminare, vedeva come si muovevano e sceglieva. Ora, la domanda difficile io gliel'ho fatta e voglio riferire come mi rispondeva. Sì, vabbè, però se tu hai due cani che sono più o meno uno che vale l'altro, quale scegli quando devi decidere? Lui si metteva a ridere, diceva, al fin dei conti sceglievo quello che mi piaceva di più. Cioè, fra due cani, CAC, diciamo, o CACIB, che doveva scegliere, non guardava la faccia del proprietario o quello dell'altro, ma sceglieva quello che secondo lui era quello che più gli piaceva come bracco. Questo era il criterio, sempre a parità di condizioni, logicamente. Certo. È sicuramente una situazione molto difficile. Io ho notato poi, ho avuto tra le mani qualche giudizio del Cavalier Ciceri, perché sono andato un po' a cercare da chi aveva più anni di me che possedeva qualche giudizio per curiosità. Erano dei giudizi molto, molto corti, molto concisi, ma chiari allo stesso tempo. Spiegava il perché, sempre.
Quando scendeva, diceva una cosa, lo spiegava. Mi ricordo che qua, è venuto qua in Cile e ha giudicato un'esposizione come giudice unico. E c'erano, mi ricordo, dei cani Alaskan Alaska. che avevano gli occhi azzurri. E il papà li ha criticati. Un giudice locale diceva, sì, però l'occhio azzurro oggi è ammesso e è nello standard. E mi ricordo che lo padre gli ha risposto, io facevo l'interprete, mi ricordo che lo padre gli ha risposto, d'accordo, lo standard lo ammette, però io le faccio questa considerazione, se è capace di trovarmi un animale selvatico Un orso, un... nordico che ha gli occhi azzurri, cioè l'hanno accettato perché non sono capace di riprodurli con il colloquio scuro, come Certo. dice. Questo era il criterio con cui si muoveva lui nelle cose, diciamo, apparentemente difficili. Dottore, senta, invece qual era il criterio di scelta del cucciolo all'interno di allevamento dei ronchi? Cioè, quali sono i cuccioli che voi Io tenevate e qua... posso essere abbastanza preciso. Il papà mi ha insegnato, e difatti io ho allevato cuccioli qua in Cile. Mi aveva regalato 2 volte, 2 coppie. Ho creato cucciolate, le regalavo a cacciatori amici. Il bracco lo riconoscevano come il meglio adatto per l'habitat cileno, per la caccia col cane, e sceglievo i cuccioli. Ho imparato da lui. Cosa faceva? Pigliava il cucciolo quando era 15 giorni, 20 giorni, lo pigliava sotto lo sterno, gli stirava, lo guardava di profilo per vedere la convergenza cranio-facciale e il labbro, lo guardava di fronte e poi lo metteva a gironzolare e vedeva come si comportava. Sceglieva sempre il cucciolo che era più vispo. Non il timido, il timido lo scartava di colpo, cioè si basava sulla morfologia del cane proiettata a futuro, e lì vabbè, era vederlo, se era ben divergente o meno, si vedeva. E si vedeva il cucciolo più vispo, Più attivo, più insomma, della attivo, diciamo. cucciolata. Certo. E di fatto io qua mi trovavo bene, facevo lo stesso, scegli questo qua e risultava il cane migliore. Dottore, poi il Cavalier Ciceri è stato, se non vado errato, anche uno dei fondatori della nostra società specializzata, è stato presidente della SABI per tanti anni. E Sì. qual era il futuro, secondo lui, del bracco italiano? Cosa prevedeva che sarebbe successo dopo di lui e come noi braccofili ci saremmo dovuti muovere, secondo lui? Guardi, il futuro del bracco italiano in quell'epoca là, come lo vedeva lui, oggi dovrebbe essere attualizzato. Perché, ritorno al concetto che credo che aveva espresso prima, il Sì. papà vedeva il bracco come ausiliare per la caccia, cacciata alla pernice, soprattutto alla pernice, o alla quaglia, o al beccaccino. No? E quindi il futuro del bracco lo vedeva come condizionato alla possibilità di poter continuare a cacciare come piaceva lui o come voleva lui. Purtroppo la caccia anche in Italia, credo, perché qui in Cile già non sono più cacciare, è finita la caccia col cane. In Italia la caccia è diventata un po' una specie di sport, non dico di lusso, ma molto selettivo. E molti cacciatori vanno a caccia in Jugoslavia, in Ungheria o in riserva e cose del genere. Cioè ha perso un po' la diffusione della caccia. Quindi lui prevedeva che in quel momento si poteva continuare a sperare bene nello sviluppo in quantità e in qualità del bracco. Oggi non so se ripeterebbe questo concetto, però questa è un'opinione mia, non è un'opinione sua. Lui prevedeva che il bracco sarebbe continuato come cane che recuperava la posizione che aveva avuto negli anni dell'Ottocento e che aveva perso un po' a favore del cane inglese soprattutto e del cane tedesco, e che grazie a lui
si era ripreso in Italia. Cioè lui era sperava, era ottimista, però era troppo ottimista, non poteva prevedere quello che era successo dopo che la caccia in Italia oggi si fa sparando al fagiano o andando a caccia una volta all'anno, due volte all'anno in Ungheria. In quella epoca io quando ero bambino andavo a caccia con lui, mi ricordo durante l'estate andavamo a caccia qua nelle erbe mediche del Piacentino, pomeriggio. Partivamo alle 2, alle 3, cacciavamo fino a che c'era quasi oscuro e poi ritornavamo. Cose che in quel momento si facevano, oggi non si possono più fare. Quindi lo sviluppo va a essere condizionato un poco da questo fatto. Per lui il bracco non era un cane da compagnia, per lui il bracco era un cane che doveva preferibilmente vivere in campagna libero e non in un appartamento di città per uscire col guinzaglio una volta al giorno per fare pipì o sporcare. Ecco, lui vedeva il cane in quel senso lì. Dottore, ha qualche altra storia che ci può rappresentare suo padre, che lo caratterizzava, un aneddoto, qualcosa che ci vuole lasciare, ci vuole raccontare? Sì, io mi ricordo per esempio. Ho toccato l'argomento tipicità. Mi ricordo dell'argomento tipicità perché lui considerava il cane la tipicità basica per la scelta, in funzione del lavoro. Difatti lui considerava che la tipicità doveva essere vista anche in come il cane lavorava. E qui c'è un episodio molto preciso, perché lo grafica molto bene. Mi ricordo in una gara quaglie a Pavia. Credo che è stata la prima dopo la guerra, il papà, io andavo con lui, eravamo presenti, non mi ricordo se ha presentato un cane o no, non mi ricordo bene, però mi ricordo bene questo altro dettaglio. Un amico suo, signor Cattaneo di Codogno, correva con due cani, chiamavano il Dick e il Lord. Guarda, tuc, 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 tuc. Alla finale il giudice, non mi ricordo qual era, non mi ricordo. I cani, credo che li conduceva uno, lo conduceva Ziviani, però non importa, il Dick e il Lord andarono alla finale. Partono i cani, il Lord fa una ferma, il Dick ne fa 4 o 5, chiuso, primo il Dick, secondo il Lord. Finita la gara, papà e Cattaneo si trovano, si complimentano e mi ricordo bene che Cattaneo gli ha detto: Ciceri, se vuole usare i miei maschi per qualche sua femmina, non faccia complimenti. Papà disse, mi ricordo che disse, sì, ce n'ho una che prossimamente andrà in calore, mi piacerebbe. Con quale dei due? Il Lord, che era risultato secondo. Cattaneo è rimasto come sorpreso. Gli chiede perché. E il Dix è un buon cane, ha molto naso, però ferma di scatto. Il Lord è bracco. Piglia il punto da bracco, si avvicina. È un'altra cosa, cioè lui andava a seguire era ossessionato, sai, tipico anche nel lavoro. Un cane che aveva questa caratteristica per lui era preferibile a un altro che aveva un buon naso, che vinceva le gare e cose del genere. E questo credo che l'ha trasmesso, che l'avrà raccontato questo criterio suo a qualche amico intimo. Mi ricordo che glielo raccontava per esempio a Giacomo Grizziotti, che a un certo punto suo amico che poi conduceva bracchi alle prove, o a Nino Ferrari, per non dire alla Ganà e a Valentini, eccetera, eccetera. Io li conosco tutti. Dottore, io questa sera ho finito le mie curiosità, erano quelle che mi sono venute in questi giorni che ho voluto chiedere. Ora lasciamo spazio un attimo al nostro pubblico perché ha avuto 60, 65 persone in diretta, come picco al momento sono 61, poi alcuni magari cadono, poi rientrano, però direi che è stato un discreto numero della popolazione braccofila. E quindi inizio a leggere i commenti che stanno arrivando. La salutano Diego Marani, Alberto Merli, Giampaolo Emidio Paoletti, Paolo Borghetti, Irene Vitalini, Alberto Torre del Grifo, Daniele Ranocchi, Francesco Parietti,
Francesco Caso, Tiziano Guasti, Giulio Fin, Marcello Quarnierolo, Antonio Lucio Casamassima, Raffaele Bruzzese, Giuseppe Sessa, Gianni Petruzzi, Mario Bencic, vediamo se c'è qualche domanda, Maurizio Patriarca, Marziano Balducchi. Ah, Raffaele Bruzzese ci scrive: grande concetto, quello che conosco lo voglio trasmettere agli altri. Grande bracofilo, ma soprattutto grande uomo, un esempio che tanti dovrebbero seguire. Vabbè, lì è già andiamo alla persona più che al bracofilo. Il papà, quello che io sappia, è sempre rimasto corretto. Cioè, dovrei citare il nome di persone che gli portavano il cane per vedere di fargli dare le eccellenze o il CLC. Famoso uno, dico il nome. Giuseppe Wimmer aveva una setter che secondo lui era eccellente, però il papà molto buono. E lui la presentava alle esposizioni e gli amici del papà, Giulio Colombo, Caielli, non gli davano il CLC e gliela presentò al papà per vedere se aveva cominciato. Mi ricordo che gli ha detto: Peppino, se vuoi ritira, però non glielo do, e non gliel'ha dato, per dire una. Per cui il papà forse era anche apprezzato perché era chiaro nei giudizi, La sua comunque rigidità del sempre giudizio imparare, e però qui sto rigorosità. parlando della persona più che del tecnico, diciamo così. Sì. Poi arrivano i saluti da Mimmo Pizzolante, Cristian Grosso, Riccardo Escobero Lira che dice: sto traducendo allo stesso tempo, credo che si riferisca alla nostra intervista. Gabriella Pittaro che dice: buonasera Marco, buonasera dottor Ciceri, complimenti. Le dicono che è molto somigliante a suo papà. Beh, Poi sono suo figlio. Santolaro, Vorrei mi dica. interrompere, mi ricordo di un episodio importante riferito a quello che commentavamo prima, cioè quello che lui riusciva a trasmettere e insegnare. E lui diceva: io posso insegnare tutto, c'è una cosa che non posso trasmettere, è il colpo d'occhio. E lì voglio citare un episodio che ho vissuto di persona. Lo avevano invitato a giudicare a Madrid i continentali, non me lo ricordo bene. Ci siamo trovati a Madrid, finendo un viaggio che facevo io in Europa, e sono stato presente alla fine del giudizio. In inglese. Ring, hanno unito il ring e il migliore di ogni razza entrava per il giudizio finale. Il giudice era un altro, era un inglese, non è stato il papà. E noi due al bordo della transenne eravamo lì, lui voleva vedere. I cani entravano, facevano il giro e si piazzavano. Stava vedendoli, a un certo punto sentiamo una voce alle spalle che dice: caro Ciceri, papà si gira, una signora, era la principessa di Braganza che voleva chiedere al papà che cane incontrare in Italia per incrociare con i suoi bassotti, eccetera. E stava lì, conversavano. Intanto i cani entravano, il papà rispondeva alla principessa e vedeva i cani. La principessa, quando hanno finito di fare: Ciceri, cosa le sembra? Ma fa cosa là? Quello lì? Non mi ricordo le Era razze, fa solo quello lì, quello là e quello là. Ne un afghano. ha segnati tre. Comincia il giudizio, parlavano, eccetera. Credo mezz'ora dopo, risultato finale. Prima che risultasse il finale, la principessa insisteva: quale dei tre? Quello là. Primo quello là, secondo te, cioè i tre cani che lui ha visto mentre stavano passando sono stati scelti dal giudice come i tre migliori dell'esposizione di razze diverse. Questo è colpo d'occhio. Io sono rimasto così. La principessa diceva: Gisri, lei è un fenomeno. Sono cose che non. Beh, sicuramente sì, che non si è difficile spiegare, che però un cinofilo riesce a capire, perché a volte succede anche a noi, una volta che hai visto tanti cani, riesci a
scorgere quelle sottigliezze, quei dettagli che il neofita non è pronto ancora per riuscire. Allora, poi continuano i saluti, ce ne sono davvero tantissimi. Il giudice Perani scrive: eccezionale memoria, i nomi sono tutti giusti. Gabriella Pittaro scrive: la storia del bracco italiano, riferito a suo papà. Stefano Montesi, parole sagge, complimenti. Suo babbo era un signore e il bracco italiano è il cane di un signore, insomma. Tiziano Guasti, un grande uomo Paolo Ciceri, che ho avuto il piacere e l'onore di conoscere, un maestro d'altri tempi. Alberto Torre del Grifo, impressionante la somiglianza con il cavalier Ciceri. Queste sono le persone che fa piacere ascoltare, non certi personaggi arroganti e saccenti, chi vuole intendere. Poi Alessandro Escodero dice che Escobero Lira la sta ascoltando, escuchando il dottore Desdecile. Poi c'è l'ultimo commento: cosa potrebbe raccontarci del suo allevamento? Oramai già non esiste in Cile, mettendo in pratica ciò che diceva suo padre, chiede Arturo Margozzini Bozzo. Me l'aspettavo questa domanda. Beh, io ho cercato di portare il bracco in Cile e vabbè, per varie ragioni. La principale è che io lavoravo, ero molto occupato, viaggiavo molto in Argentina e Venezuela, eccetera. Secondo, io interpretavo il cane per andare a caccia, come aveva trasmesso il papà. E non sono riuscito a diffonderlo come avrei voluto. Non sono riuscito. Probabilmente lo sforzo che richiedeva il poterlo mettere a livello, per esempio, di come è considerato il bracco in Italia o anche in Europa, richiedeva uno sforzo, una maggior partecipazione, tanto da parte mia come dei amici cinofili qua. Non ci sono riuscito. Però il fatto è che io forse ero condizionato dal fatto che commentavo prima, per me e come per il papà, il bracco era il cane per andare a caccia, non per tenere in casa. Per cui glielo davo, pochi glielo davo agli amici che andavano a caccia. Ormai sono anche loro vecchi e non ci sono più. E qui in Cile oggi la caccia col cane praticamente non esiste. Per varie ragioni, eccetera, i cacciatori cileni si riducono a essere sparatori al tiro alla tortola, che ci sono molte tortole. La caccia alla pernice è permesso 2 pernici al giorno per giornata di caccia. E per trovare pernici nell'abito, come piace a noi, per andare col cane, bisogna fare 300-400 km per poter trovare, perché nella zona intorno al centro, alla zona centrale del Cile, ormai la campagna è trasformata in orticoltura, viticoltura, eccetera, eccetera. Per cui non c'è più l'habitat, eccetera. Per cui il futuro del bracco in Cile non è possibile, secondo me, che possa svilupparsi ulteriormente perché manca il sostrato. Chiaro, chiarissimo. Poi arriva un altro commento a Raffaele Bruzzese che ci scrive: un grande giudice riesce sempre a scoprire i difetti che i conduttori di oggi cercano di nascondere. I difetti del conduttore li conosceva bene. Io imparai a conoscere quando scoprivano i difetti dell'esposizione. C'era una cosa che lo faceva ridere, papà. La moda era: pigliavano il cane, glielo presentavano, lo premevano, lo quadravano lì, gli alzavano la coda, gli alzavano la testa, eccetera. Il papà lo lasciava fare e poi, quando aveva finito, lo faceva muovere, perché lui voleva vederlo camminare il cane, perché per giudicarlo bisognava vederlo camminare, secondo lui, non vederlo così com'è soltanto. Quindi secondo suo padre era più importante vedere il cane in movimento piuttosto che il cane in stazione, cioè il cane in stazione lo teneva poco e niente in pratica. L'importante è per vedere come si muove la struttura, se il cane è a posto, Sì. eccetera, eccetera.
Papà aveva, come dicevo, colpo d'occhio, mi ricordo di un altro episodio, nell'esposizione qua a Cile, gli hanno presentato un, come si chiamano, un bassotto. No, sì, un bassotto. Papà lo vede, era bassotto nano. Papà lo vede e fa, fuori Italia. Oh, come no, ah, già, sì. È fuori Italia, è alto, dietro roba è alto. Vabbè, l'hanno misurato e lui aveva visto che per mezzo centimetro era fuori Italia, cioè aveva l'occhio. Un cinofilo a 360 gradi. Poi Qua in Cile, mi ricordo che dopo l'esposizione, molti si avvicinavano a chiedergli cosa fare in Delta Tancona. Io mi ricordo che facevo l'interprete. Adesso i dettagli non mi scappano, però ho parlato molto qua con i cinofili cileni, e un esempio era quello dei consigli che dava con gli Alaskan, Malamute, il San Bernardo. l'occhio azzurro. Dottore, poi è arrivata una domanda da parte di Francesco Poggi. Francesco Poggi, io lo ringrazio innanzitutto perché è il ragazzo che mi ha messo in contatto con suo figlio Paolo e quindi grazie a lui se stasera stiamo facendo questa intervista con lei e lei ci sta dando modo di imparare quello che era il cavo agli arcicieli. Francesco ci chiede quale soggetto dei ronchi ha avuto più a cuore e quale soggetto dell'Adda di suo zio, il cavalier Luigi Ciceri, erano più a cuore a suo padre? Ma dei ronchi, la soddisfazione maggiore gliel'ha data la bice quando ha vinto il miglior cane da caccia nell'esposizione mondiale di Francoforte nel 1935. Lì è andato in finale la bice come miglior cane da caccia, poi c'era un pastore tedesco nell'utilità e un inglese, credo che era un Yorkshire, non mi ricordo. La bici era perfetta, la bici era perfetta. Da qualsiasi parte lo vedevano, non c'era un pif. E il papà mi ricordo che commentava che i giudici hanno discusso molto prima di assegnare il premio e alla fine gliel'hanno dato al pastore tedesco. Però eravamo in Germania all'epoca di Hitler, per cui è arrivato secondo, quella bici era perfetta. Poi, in termini di maggior soddisfazione, credo che lui li ha avuti da due femmine. La seconda bice e prima ancora la Frida. La Frida era nata nel 41-42, figlia della Fara dei Ronchi, che ce l'aveva un mio zio Andrea, secondo. Papà aveva fatto la cucciolata, erano cinque femmine, papà scelse la Frida. E le altre, una è rimasta lo zio, le altre agli amici, cosa cosa. La Frida è stata per il papà quella che ha dato corpo al bracco dei ronchi. Al bracco dei ronchi. E il papà diceva sempre: lo che importa nell'accoppiamento è la femmina, non il maschio. E la bice, anni dopo, lo stesso. Mi ricordo che il dottor Ridella, Antonio Ridella, aveva fatto un'analisi dei cani, dei vari allevamenti che avevano stati premiati nelle posizioni della cosa. Bueno, i cani dei bronchi di gran lunga i più premiati e risaltavano la genealogia dei figli, dei nipoti e pronipoti della Frida e della Bice. Questo è un dettaglio che me lo ricordo molto bene. Ora, perché il papà diceva quello? Credo che era stato influenzato da un altro, da un fatto che mi ricordo me l'aveva commentato. Si riferiva ai cavalli e si riferiva a Tesio, quello della Dormello Olgiata Sì. che ha allevato Ribot, eccetera, eccetera. Trattatore. Tesio vendeva i maschi. Non vendeva le femmine. Il papà, la femmina che era una buona fattrice, la teneva e non la dava via. Soltanto al finale ha fatto un'eccezione.
con un amico di quello, un certo Garbarino, che aveva una riserva di cacce in provincia di Tortona, insistiva tanto che voleva e gliela data, però gli ha detto: un momento, io la caglia gliela do per andare a caccia, però mi fa fare due cucciolate scelte da me con il maschio e i cuccioli veri da me, io ne chiedo uno, e quello ha accettato. Cioè, considerava molto importante la tipicità della femmina, e soprattutto quando aveva scoperto che c'era una che riproduceva bene, la utilizzava. Bene, dottore, Ah, mi dica, mi dica, mi dica. qui c'è un esempio di esposizione. Non Sì, è so se la si foto che vede. abbiamo utilizzato per far la sua locandina. Lì sono io con i tre bracchi di un'esposizione di Milano della postguerra. Il Boran, la Lia e la Liu, padre e due figlie. Un esempio di gruppo. Il papà diceva: presentano i gruppi di 7-8 cani e perdono possibilità. Il gruppo deve essere di tre cani, perché per essere di 7-8 tutti omogenei è molto difficile. Se sono tre è più facile che il gruppo sia omogeneo. Ha presentato questo gruppo qui all'esposizione del Milano in quell'occasione lì. Torno indietro. Ok. Giudizio finale: miglior gruppo dell'esposizione, quei tre lì. Miglior coppia dell'esposizione, il Borer e la Lia. Miglior cane dell'esposizione, ha presentato la Lia con un bolognese della signora Colombo e un altro, no, è un altro cane, non mi ricordo. E papà, è stato lo zio, mi fa. Gli dice: Paolo, stavolta fai il triplet. Ma papà gli fa: no, i tre premi a me non me lo danno. Infatti, gli hanno dato il premio al cane della Colombo. Era da ridere. Cioè, le soddisfazioni che ha avuto il papà credo che se le ha meritate. Sicuramente è stato un personaggio, come ho detto prima, un cinofilo a 360 gradi, cosa che ora non è facile, nel senso che le razze, conoscere un po' di tutte le razze è difficile, ci sono tanti giudici all-rounder, però il Cavalier Cicero viene sempre ricordato come grande uomo di cinofilia. C'è l'ultimo commento che le leggo di Raffaele Bruzzese, che scrive: in movimento si notano tutti i difetti. Proprio appunto del discorso che In stavamo facendo movimento prima. notano i difetti, certo. Il cavaliere faceva girare parecchio i cani all'interno del ring. Io mi voglio fare una lode a me stesso in questo momento. Io mi ricordo che avevo imparato bene, i bracchi li conoscevo. E c'erano, non posso dire i nomi in questo caso, c'erano giudici che giudicavano nelle esposizioni il bracco, magari il papà era da un'altra parte. E mi chiamavano: cosa te ne sembra? E io dicevo: e poi risultavano e mi chiedevano il perché, per questo e per quello, e poi facevano la reazione. Due casi Va di giudici. bene, dottore, io sono nel finale praticamente di questa puntata. Ah, no, è arrivata un'altra domanda, è arrivata un'altra domanda. Quanta importanza dava il Cavalier Cicero al trotto nella selezione? Il trotto era fondamentale, però il papà sapeva che c'era il trotto naturale e il trotto imposto, perché per preparare il cane alle prove usavano la famosa braga, per cui il cane era obbligato a trottare, e alla fine dei conti trottava, e sapeva che se non trottava gli venivano le frustrate cose del genere. Il papà sapeva scegliere i cani che trottavano spontaneamente. Perché anche un certo galoppo transitorio in un cane giovane era tollerato, però a un certo punto il cane doveva assestarsi e trottare. Per cui era alla fine del turno dove si vedeva se il cane era trottatore o galoppava per eccesso o per abitudine, o perché non era tendenzialmente un trottatore. Lo poteva vedere attraverso del turno lungo, diciamo così.
sapeva cosa, sapeva, cioè, lui li capiva, io magari non sarei capace, ma lui li capiva. Dottore, io la ringrazio per l'opportunità che ci ha dato. Ascoltare le sue parole è stato bellissimo. Lei è una persona molto simpatica ed è stato molto chiaro nelle sue spiegazioni e nel raccontare i suoi ricordi. Vorrei ringraziare anche suo figlio Paolo che ci ha dato l'opportunità di creare il collegamento e metterci in contatto con lei. È stato fondamentale questa sera per darci l'opportunità di intervistarla. Quindi grazie a tutti voi e vi do la Grazie. buonasera. Grazie a me perché questa occasione è stata per me un tuffo di ricordi simpatici. Mi commuovo. Grazie, grazie a voi. Grazie, dottore, buona serata. Allora, signori, avete visto Giancarlo Ciceri? È stato molto, molto, molto emozionante stare con lui. Io veramente sono emozionato. Come avete detto, è molto somigliante al cavalier Ciceri, persona che io non ho avuto l'opportunità di conoscere di persona, e di questo forse anche un po' me ne rammarico perché era una persona strepitosa, ha detto di tutti, però ho letto i suoi libri, ho letto i suoi scritti, quindi è una persona che comunque vive forse dentro ogni braccofilo che si rispetti, dentro ogni braccofilo che ha studiato quello che è il bracco italiano e vive tuttora all'interno del bracco italiano. Il dottor Giancarlo Ciceri oggi è stato strepitoso a darci questa opportunità perché ci ha raccontato quello che era il cavaliere, ci ha raccontato quello che c'era dietro le quinte dell'allevamento dei ronchi. Si è emozionato lui nel finale, ma ha fatto emozionare anche noi con i suoi racconti. Quindi io non posso che dire grazie a lui e alla sua famiglia, sono stati veramente speciali. Io vi auguro una buona serata, questa sera abbiamo finito e con l'invito ai prossimi eventi e ai prossimi ospiti. Quindi nulla, vi saluto, buonasera, ciao a tutti.